Benvenuti a tutti voi che ci state seguendo, altra gara qui sulla sezione ruote coperte di FIT. Ci troviamo in quel di Sonoma, California quest'oggi. Abbiamo al commento, ci sono io, FEC 88141, ed è tornato il mio regista preferito. Ciao Cri. Ciao a tutti. Allora siamo pronti per questa gara che vedrà come al solito la griglia di partenza in manche 1 invertita rispetto all'ordine della classifica generale. Attualmente in classifica abbiamo un Samp in prima posizione, leader credo indiscusso fino a prova contraria, perché lidera tranquillamente con 111 punti, seguito dal Kuntra in seconda posizione a 67, Crinico in terza posizione a 61, Snake Sniper a pari punti con Crinico in quarta posizione, 61 punti anche per lui. Seguono Mercrive, Deep Mask, CTR Racing Team, Luca 67F1, Emanuele Mattia, Dark Console Planet, Crisotto, King Driver, Kell'Assassino, Marcolino, Pustacchione CDR, ed in ultima posizione Evo 5GT, al quale rivolgiamo un saluto perché purtroppo si è dovuto ritirare da questo campionato, ma lo rivedremo presto in pista. Allora, questa pista molto molto tecnica, molto bella, abbiamo affrontato un po' di prove in settimana anche io con i ragazzi, e questa pista è sempre bellissima, dei sali scendi, molto tortuosa, tecnica da guidare e con una grossa difficoltà. Cri, tu non hai avuto il piacere di assaggiare il circuito con me e i ragazzi, ma questa pista ha un grosso limite. Si corre in data 30 aprile alle 18 di sera, quindi questa pista è molto calda, bisogna correre per forza con gomme dure, e anche le gomme dure surriscaldano, soprattutto l'anteriore destra, quindi vedremo come sapranno i piloti ovviare a questa debacle delle gomme. Purtroppo su questa pista è molto sollecitato il lato anteriore destro per due curvoni veramente in appoggio, dove bisogna chiedere tutto alla gomma e si soffre un po'. Detto questo, un altro piccolo problema è l'orario. Si corre alle 18 e diciamo che la luce non è delle migliori, ci sono molte curve in salita che scollinano con il sole in faccia, tanta roba, quindi sarà una dura prova per i nostri ragazzi. Vediamo stasera cosa ci faranno vivere. Adesso siamo quasi pronti, Cri? Ci siamo quasi. Ci siamo. Adesso i piloti stanno caricando le ultime cose nel setting e poi dopo dovranno disporsi a griglia invertita rispetto all'ordine che vi ho elencato poc'anzi. Mi piace poc'anzi, Cri? Sono cose belle da dire. Bisogna far vedere che si è stati a scuola ogni tanto. Non si faceva solo filone, ecco, mettiamola così, ogni tanto. Filone o chiodo? Non lo so, qui in quel di Modena diciamo anche cabò, però non so se si usi non so se si usi anche in altre parti d'Italia. Adesso saremo pronti a goderci un nuovo giro di formazione. So che molta gente ci tiene al giro di formazione, perché in ogni giro di formazione in questo campionato stiamo avvicendando canzoni sempre più belle, esclusive, roba figa, Cri? Li volete aver pagato la SIAE? Certo, questo sempre. Io ho mandato avanti il Kuntra e Kuntra ha già messo a posto tutta la documentazione, in triplice copia, notaio ha firmato, sì. Tutto a posto con i diritti. Tutto a posto, perfetto. Vediamo quanto manca, ormai dovremmo praticamente esserci, i piloti si allineeranno a breve, speriamo che... Ecco, ci siamo. Sincronizzazione, vedete la luce com'è fastidiosa. Sì, la luce dà molto fastidio. Direi di allargare l'immagine a bordo pista, Cri, così vediamo bene tutti i piloti, aspettiamo l'allineamento
Vediamo che si stanno già piazzando abbastanza bene i piloti. Dovremmo già praticamente avere un allineamento soddisfacente. Ottimale, direi. Esatto, Oh, ma quindi si io sono velocizzati, devo dire. direi. Sì, Si sono sono posti. sempre più bravi. Godiamoci questo giro di formazione. Eccoci tornati, siamo pronti, Cri, ultima curva e poi scateniamo Prontissima l'inferno. curva. Vediamo l'ultima curva, dopo l'ultima curva Marco, no, Pustacchione potrà decidere quando dare gas ai piloti di dietro. Partito, è Gas. partito Pustacchione, partito. Vediamo Ken già Metti con la prima insidioso, pressione. già insidioso alle spalle di Marcolino Ken. Un po' lontano. Mi sembra abbastanza regolare tutto fino a questo momento. Vediamo anche Vabbè, dietro se quanto scorre cambia la tutto pista a quel bene. punto? Controlliamo anche dietro che scorra tutto bene. Sembra che sia andato tutto liscio, abbastanza liscio. Bravissimi Nessun crash. i piloti, sono stati molto corretti tra di loro. Vediamo Pressione adesso che cosa qua. succede. Prova Dibba all'interno su Mercury. Pressione, piccola sportellata. Crinico Pressione, pressione. all'interno di... No, McCreeve ha una livrea sbagliata, mi ha tratto in inganno, McCreeve ha sbagliato livrea, questa non è la Si vede che livrea si è che girato utilizzo. clinico. Crinico? Crinico si è girato, attenzione. Prima fase un po' convulsa di questa gara, rientra in pista Ha fatto Luca. ripassare Luca, si vede Ma che si anche sono Luca bloccati. penso, Luca credo che abbia anche forse commesso un errore perché vedo macchina No, ma ha proprio danneggiata. sbattuto Luca. Sì, macchina danneggiata per Luca, ha E non distrutto poco, tutto. non poco. Gara partita malissimo per Luca. Adesso in questo Sono momento avanti. Fustacchione è riuscito per il momento a mantenere la sua prima posizione, seguito da Marcolino e Ken Ken subito lì a molto ruota. minaccioso. Prova, si fa Sta attaccata. vedere. Sta dietro, si fa solo vedere. Abbiamo Ken e Crisotto in terza e quarta posizione, Duffy in quinta, Una di CTR Marcolino, sesta. quello due dopo. Sì, Marcolino in palla, Marcolino in palla. È arrembante, Marcolino. Sì, molto, molto, molto. Vediamo Marcolino veramente incollato agli scarichi di Fustacchione CBR, che ha fatto un'ottima quarta posizione in quel di Bathurst. Bravissimo Marcolino, Prova l'incrocio, esce attenzione, forte, attacca, ci prova all'interno e dentro. bravissimo, Tiene la bravissimo curva, Marcolino, bellissimo sorpasso da parte di Marcolino, pulito. bravissimo, L'ha preparato attenzione veramente dietro, bene. I due compagni di team non se le mandano a dire. E va dentro attenzione, anche oh, attenzione Ken. Ken, che Cos'è entrata, riuscito a tenere? mamma Cos'è riuscito a tenere? Non vuole assolutamente far scappare Marcolino. mia, oh porco, attenzione a Ken che si rifà sotto. E dietro Scompiglio Crisotto, dietro, lungo Crisotto e poi una sportellata con sportellata Dib, Dib, un'altra arriva sportellata, Crisotto ha CTR, finito dentro, rientra un'altra Cadini. sportellata,
Ancora, ne ha fatte tre, una in fila quell'altra. Oggi non ci vuole stare dietro, Chris. Torniamo davanti che Ken vuole farsi sotto Marco, vediamo. Prova a staccare, niente, niente. Ormai è già di nuovo sotto, è incollato, sta. Penalità Chris contro il Krimkov. Tre penalità fino a questo momento. Vediamo Ken che si rifà sotto. Fiammata spettacolare. Ci proverà qui Ken all'interno, prova a stare Ken. all'interno e Marco desiste. Vediamo se Marco riesce ad incrociare. No, ma ormai Ken è davanti. Ken è riuscito a concludere uno splendido sorpasso all'interno in curva 2, molto difficile in salita, non si vede, è cieca. Bravo questo pilota. Andiamo Kuntra e Sme su Emanuele Mattia. Non è facilissimo passare con queste macchine perché quando se le stanno dando, oggi ci stanno facendo divertire. Tenta, fa la finta Desiste perché ha anche stretto bene Emanuele Mattia, non gli ha lasciato lo spazio, cioè non che sia stato scorretto, non gli ha dato modo, ecco, per essere più precisi, non gli ha dato modo di infilarsi, quindi ha chiuso bene la traiettoria. comunque si ritrova, vediamo in fondo al dritto se si può chiamare rettilineo. Non è che abbia tanti Vediamo che rettilinei, stavolta è uscito forte, ci prova. Stavolta è Ci dentro, prova, stavolta è piccola dentro. sportellatina e via. Regolare, Stavolta è dentro, sì, ha tirato una staccata e ha cercato di stare il più vicino possibile all'interno del corridoio. regolare. Bene pulsante. Sa perché deve recuperare qualcosina, perché anche se su questa pista è difficile bisogna stare calmi perché è molto difficile, è molto facile fare l'errore, quindi bisogna passare sì, ma con una relativa tranquillità, perché da un sorpasso è facile passare dal sorpasso a buttare via una gara, il passo è veramente breve. Comunque Kundra il Bocchetto si sta difendendo molto bene. Eh beh, guarda, se c'è una cosa che Kuntra ha è l'esperienza, quindi. Quella non mi ha fatto nessuno. Ah, no, ne ha da vendere, solo che non la compra nessuno. Comunque, abbiamo Kell Assassino intanto davanti che sta cominciando un pochino a fare il suo ritmo, Senza quindi girare. sì, ha già allungato su Marcolino. Secondo sette, sì. Sì, Fate sì, via. sì. Ken credo che cercherà di fare gara a sé, la griglia invertita gli ha consigliato di partire abbastanza avanti, quindi non è rimasto troppo invischiato. Abbiamo The Snake Sniper alle spalle di Dapp, The Snake che ha passato, no, prima Emanuele Mattia e ora deve sorpassare anche Dapp, se vuole andare a ricostruire un podio. E su due ruote Dapp, su due ruote Dapp. E di Anche giù uno nuovo snake staccato all'ultima ancora lì. curva la prepara veramente bene la penultima curva È Snake. partita subito. Anche Emanuele Mattia Subito ha avvoltoio. Appena allargato un pelo la traiettoria data, Emanuele Mattia non ci ha pensato due volte, si è buttato dentro, bravissimo. C'è la stampa all'esterno su Kuntra, Sampa ha attenzione, capito si che è il infila. momento, Si Kuntra infila, ha stringe. rischiato. Non lo so, non lo so, non lo so, guarda qui in Three Wild, no? In Three Wild è clinico, alla fine Samp, come avevo appena, ha perso tutto, ha perso tutto, come avevo detto prima, è un attimo da cercare un sorpasso a perdere posizioni o peggio ancora andare a muro, quindi molto Attenzione a largo Deep, Dib, fa al il pelo limite, molto all'erba. vicino alla sabbia. Sì, molto, lì Otto vicino. se l'avesse sfiorata sarebbe decollato come lo Seattle. Comunque Prende Marcolino non la dà facile a nessuno, intanto No, assolutamente. Ken ha preso, è Ken andato e va bene, ma Marcolino
questa griglia invertita lo galvanizza Attenzione a tantissimo. Tipo in fondo al dritto qua, attenzione che è molto più veloce. Stavolta è uscito bene, vediamo se prepara bene Sì. questa curva. Marcolino Fatta, ha frena. frenato in curva, ha fatto gioca d'astuzia Marcolino, gioca Sì. d'astuzia lì. Ora Ah, rientra, Dib! qua è entrato dentro. Ok, tutto a posto. È riuscito a tenere comunque la posizione Marcolino. Marcolino, ripeto, cioè, questa griglia invertita davvero gli dà una marcia in più. L'abbiamo visto anche Esatto, a si sa. Brembac con Luca, se ti ben ricordi. Marcolino veramente bravo, bravo. Intanto abbiamo qua dietro c'è Mark Rive che sarebbe in squadra con Luca, non facciamoci ingannare dalla livrea, solamente ho sbagliato a selezionare la livrea, ho preso la livrea del team Sono la Chris Kemp. Samp, Tatiana Samp all'interno. Su Clinico, Sì, prende la posizione. sbagliato anche Dasco, ha sbagliato. Ne Attenzione. approfitta Mark Rive, però all'esterno adesso a favore di Attenzione, traiettoria. Dasco la tiene, la tenuta. Mi sembrava La più un tenuta. rally questo, Sì, assolutamente. eh. Grande Vedremo se con la manovra. corporalità. E si è girato proprio la macchina. Sam si è girato. Samp si è girato, Non lo conosco gara a... davvero, Sì, probabilmente. ho visto la macchina molto Attenzione, danneggiata. T2 qua, Dasco. C'è Clinico e Dapp, Clinico e Anche Dapp, ma Clinico. guarda Grandissimo questo che gruppetto. mucchia che c'è qui dietro, ma quanti sono? Clinico, Ah, sono andato a muro, Clinico. Clinico è andato a muro, abbiamo Altro perso un altro protagonista. Tutto danno anche. Sì, ma credo che anche Samp rientrerà in box in questo giro, vediamo, ma credo che da come ho visto la sua macchina, grosse alternative non dovrebbe averne. Sono solo tre, ultra quarto. Ma sono quelle gare un pochino ad eliminazione, in queste gare Contra Molto selettiva, molto selettiva. si Contra sa che non deve forzare, fa il suo. Tanto io vorrei sottolineare sì Contra quarto, ma Snake partiva penultimo, è secondo. Ragazzi, ci siamo persi il rimontone di Snake, abbiamo visto qualche suo sorpasso, ma che cosa ha fatto? Cioè in soli 10-12 minuti di gara è riuscita a rimontare dalla penultima posizione fino alla seconda. Mamma mia, veramente spettacolo questo pilota. Bravo, bravo. Abbiamo quindi Manca 4 Ken. secondi e 3 da Ken, Snake. Bravo. Vediamo se riesce a bruciare Riepiloghiamo. almeno un Io secondo. riepilogherei anche un attimo tutta la classifica, visto che forse ci danno un attimo di respiro, perché non si è capito Vediamo un veramente attimo che tanto. Nekrini attacca da, l'attacca, eccolo qua. È Rompe la dentro. pinna, lo manda largo. Ai limiti, forse ai limiti, ai limiti del regolamento, Guarda, proprio. quella curva lì è una curva molto stretta qui, quindi all'interno c'è un cordolo che se lo prendi praticamente fai le impennate come Valentino Rossi. Quindi tutti vogliono andare a puntare quel cordolo lì senza toccarlo, stargli solo vicino perché ti aiuta a fare la traiettoria, questa doppia curva la fai diventare un'unica curva per uscire più forte e la pista lì non è troppo larga. Contatto Mercrive su Marcolino. Marcolino, Marcolino. questo è un contatto un po' duro, Questo è un po' lui duro, si è è andato, è subito DAP, attenzione a riuscito a DAP. tenerla comunque Marcolino. Ancora resiste in quinta posizione, Ha avuto storico. problema, è staccata. No, Il no, forte sono. mattina, il bump to bump è di casa qua. Sì, questa pista offre due o tre staccate importanti dove i piloti possono affacciarsi all'interno delle vetture che li precedono. E ne abbiamo visti di più leggeri, qualcuno più duro, ma diciamo che la gara è questa. Tanto Snake perde, eh? Su. Beh, 4 secondi oddio, adesso è dopo. tornato a 4-3, 4. Sì, fanno un po' l'elastico. Sbaglia Marcolino Marcolino, fuori, sbaglia Marcolino. riprende, non si appoggia. Si appoggia. Attenzione Pochi danni, pochi danni. Fa al bene, rientro fa bene. E che approfitta subito arriva. Ema. Emanuele Mattia, ancora una buona gara per lui, adesso in settima Attenzione posizione, eh? qua, vettura appaiate praticamente, non si passa in tre qua. Si appoggiano. Marcolino fa il sandwich, perfetto.
ma quest'ora il sandwich ci potrebbe anche stare. Quindi io spione qua in staccata, la vedo molto calda. Un stacchione, Emanuele, Mattia e Marcolino non se ne mandano a dire, tutti e tre veramente sono tutti e tre incaroniti. La staccata, la tira, ma gliela tira, un po' di nuovo. Un po' pretenziosa questa staccata, è un pochino al limite. Al limite, al limite. Allora, vediamo che Ken ha 4 secondi di vantaggio su Snake, 10 su di Bari, su Bide. E in quarta posizione abbiamo a seguire Kultra, 11 secondi e 4, con McCreeve che riesce a tenere una quinta posizione con 12 secondi e 3, Dapli sesta, settimo Marcolino, ottavo Fustacchione, nono Emanuele Mattia, decima posizione per Samp, vittima di contatti e muri, Chris Otto in undicesima posizione, Clinico, anche egli è andato a muro, quindi in dodicesima posizione, e Luca, che è andato a muro praticamente al primo giro e ha disintegrato la macchina, è comunque in ultima posizione che sta facendo la sua gara. Bravo, ha fatto bene a farci questo onboard di Emanuele Mattia, proviamo a vedere se riuscirà a trovare lo spunto per trovare un attacco, perché sono veramente vicini, altre battaglie al momento. Fa vedere, ma poi torna dietro, prova a prepararla bene in uscita, e c'è forte anche Fustacchione. Io ho sentito molto bene Fustacchione. Comunque Marcolino settimo, ottima gara. Ha avuto parecchi contatti, Marcolino. Sì, sono diciamo brillato. Ma quando parti davanti grazie alla griglia invertita, ma comunque i piloti dietro ne hanno di più. Su piste strette così forse potrebbe essere quasi inevitabile il contattino, ecco, diciamo che grosse cose non ce ne sono state, poteva essere molto peggio, quindi sono stati comunque bravi a mio avviso. Assolutamente sì. Certo che McCreeve con la livrea sbagliata manda un po' in confusione. Cos'è successo a Dib? Dib non è più in terza posizione, ora è terzo e Kultra, che però ha una penalità. Dib è in sesta posizione, Dib probabilmente ha commesso un errore. Vorrei vedere un attimo le penalità, scusa. Volevo... Sì, vediamo Dib, Dapp che lascia sfilare il suo compagno di squadra. Allora, due secondi per il Kultra. Ok, quindi ha McCreeve dietro attaccato, al momento McCreeve è terzo. Ok. Torniamo in pista, Dib adesso è costretto a una baby rimonta, non sono lontanissimi, potrebbe crederci ancora. Vediamo, mancano 6 minuti, sono 3-4 giri. Ci potrebbe credere. Snake ha 2 secondi, probabilmente ha commesso qualche sbavatura qua e là. Ken ha fatto un giro veramente 38,5, un po' lento. Anzi, forse ha fatto un girone Snake, 36,8. Esatto, sì. Gli ha dato un secondo, sta spingendo come un matto, lo vuole andare a prendere. Vediamoci un camera car. E lo vede, quello si chiama effetto carota. Attiviamo anche il tachimetro, vediamo. Quando hai un pilota lì che lo vedi, Cri, tu che lo sai che abbiamo corso parecchie volte, no? Sentivi... Cioè, praticamente mi stai dicendo che sentivi il mio profumo? Era buonissimo? No. Ti dava però quel decimino in più? Sì, ti dà quel esatto, però ti aumenta la possibilità di sbagliare. Vabbè, ovviamente quando c'è. Guarda, qui ha recuperato 4 decimi. Qui ha recuperato 4 decimi nella curva in discesa. Vedete che è al limite la tenuta. Ha bloccato le ruote posteriori la tenuta. Sta guidando veramente, veramente da. Assolutamente, cordolo su cordolo. Lo vuole andare a prendere. Tutto di traverso. D'altra parte mancano 4 minuti e mezzo. Ah sì, se la vuole tentare deve tentare davvero il tutto per tutto. Assolutamente. Insomma,
guadagnando a vista d'occhio. A me sembra che ne abbia molto di più, soprattutto nella seconda fase di pista, ma anche in questa staccata gli ha preso veramente un secondo in una curva. Snick sta guidando veramente bene, 38 e 1, sta volando per il momento Snick, che non l'ha data persa, 4 minuti e lo ha preso, mezzo secondo. Sembra che abbia altre gomme, magari ha consumato molto di più Ken. Vediamo. Di solito Snick Sniper è un pilota che non usa il traction control, quindi se lui ora sta usando il traction control può essere che abbia risparmiato un po' di gomma. Mamma mia, di traverso, la tiene in controsterzo. Sì, sta spingendo Snick. Intanto McDrive è passato proprio in terza posizione fisicamente, esatto. Adesso Kuntra deve anche stare attento, perché con i 2 secondi di penalità probabilmente perderà anche la quarta posizione, perché Dib è molto vicino. Merita 6 decimi, ormai l'ha preso. Ricordiamoci le sue poderose staccate. L'ultima curva. Mi sa che ci tocca fare una carrellata di tutti i piloti, perché poi la bagarre è tutta qui per la vittoria di questa Manche 1 a Sonoma per il Porsche Cayman Cup 2019. L'ultima curva, guarda la precisione e la velocità in uscita, guarda quanto esce più forte. Sì, probabilmente è un miglior setup, credo, come poter far lavorare meglio le gomme. Esatto. È riuscito a settare la macchina in un modo migliore di quello che si è visto. Ora però deve passarlo, vedremo. Ha ancora 2 minuti e mezzo. Tutto vediamo, è già molto forte qua. Ken protegge un po' l'interno. Snick qui potrebbe fare un colpo importante, perché Sampa attualmente è in 10ª posizione. Diciamo che sta ancora concorrendo per il campionato Snake, quindi questi sarebbero punti pesanti, e credo che anche i 5 punti in più della prima posizione Snake li voglia tutti, quindi Ken non ce l'avrà facile. Bravissimo Ken. Prova a incrociare, non ci sta. Non ce ne vogliono tutti gli altri piloti, ma questa è una bagarre qua per la vittoria. Importante anche per il campionato, è tutto, c'è tutto qui. Vediamo Ken che allunga leggermente e poi guardiamo qui di nuovo in staccata, perché io penso che qui abbia una staccata profondissima Snake, guarda come si fa sotto e ha frenato probabilmente, guarda in percorrenza. Si ferma molto di più l'auto di Ken, molto più scorrevole invece Snake. 1 minuto e 14, quindi questo che sta iniziando è l'ultimo giro. Snake se vuole la posizione se la deve andare a prendere. Non è facile passare Ken, perché l'ho visto tenersi molto bene. Ken molto bene le porte. È un osso duro. Sì, molto devo dire. Vediamo qua se riesce a uscire più forte. E qui si butta forte, dentro. Sportellatina. No, non si toccano, è stato un sorpasso perfetto, non si sono toccati. Ken è stato molto bravo, ha lasciato lo spazio, ha provato a stringere, ma poi ha dovuto riallargare leggermente perché ormai era entrato. Errore di Ken che ci ha provato a ributtarsi dentro, ma non c'era lo spazio. E ce l'ha fatta Snick. Cosa ha fatto Snick? È riuscito partendo penultimo fino a prendersi la prima posizione questo pilota. È un garone. Un altro passo. Sì, andava nettamente di più, però Ken non so se gliela voglio lasciare fino alla fine, è ancora lì, 3 decimi. Non so, c'è l'ultima staccata. C'è l'ultima staccata da poter provare. Un po' di stacco, 3 decimi non sono tanti, se fa bene questa curva, se esce bene qui. Era la staccata della vita, vediamo. È uscito abbastanza bene, ma 3 decimi è molto lontano, non lo so. Ma stacca molto forte anche Snick. Niente, Snick sembrerebbe esserci riuscito.
Ma arrivano veramente in volata, eh? Arrivano in volata, guarda. Bellissima gara entrambi, bravissimi. Vince Snake su Ken. Terza posizione arriva Mark Miller. Sta arrivando ora a tagliare il traguardo. E a breve arriverà anche il Kutra. Bravo Krive, un podio che fa punti. Kutra taglierà in quarta posizione, ma penso che Dib è qui, è quarto Dib per la metà di Kutra, quindi quarto Dib Mask, quinto Kutra. Sesto Marcolino, che fa sfilare in settima posizione Dapp a causa della sua penalità. In ottava posizione dove Emanuele Mattia, Fustacchione, riesce a chiudere in nona. Arriva Santi in decimo. Senza macchina praticamente è arrivato. Senza macchina. È arrivato anche con qui sotto. Intanto non paga lui il carrozziere, non c'è nessun problema. Ah, problemi non ne ha Chris. Anche clinico che va a chiudere in dodicesima posizione e chiuderà lo schieramento il buon Luca 67F1. Anche lui, tutti con macchine abbastanza scumaccate, si dice. Comunque che gara che ci hanno fatto vedere i primi due là davanti, benissimo, veramente benissimo. Molto molto bella. Bella, corretta e divertentissima da commentare. Bravi, bravi. Aspettiamo solo il taglio del traguardo. Ok, hanno tagliato il traguardo tutti i piloti. Andiamo a riepilogare la classifica. Prima posizione per Snake, a solo un decimo, sono arrivati insieme. Lui e Ken Falco in seconda giro posizione. Notare il giro più veloce sempre di Snake, 36.8. Ken Falco secondo, terzo Mercrive, quarto Deep Mask, quinto Kutra, sesto Marcolino in settima posizione Dapp, seguito da Emanuele Mattia in CIA, aveva Fustacchione CBR, anche loro ci hanno fatto divertire, belle bagarre. Decima posizione per Sampi, leader del campionato che qui lascia tanti punti. Poi va in undicesima posizione Crisotto, dodicesimo Crinico e in tredicesima e ultima posizione purtroppo il buon Luca 67F1. Bella la prima manche. Ah, c'era anche CTR si è ritirato. Noi ci siamo persi ritirato. Questa cosa. Sì, si è ritirato. Direi che questa prima manche, Cri, ci dà i presupposti per vedere una manche 2 veramente tirata. Assolutamente. E quindi l'appuntamento. Samp cercherà di dimostrare che è leader del campionato in gara 2. Questo è poco ma sicuro. L'appuntamento è tra poco. Rieccoci, siamo già in pista dopo manche 1, sono appena partite le qualifiche, adesso i piloti cominceranno a far segnare i primi cronologici, ma intanto siamo qui con l'inquadratura sul vincitore di manche 1. Che manche ha fatto, Cri? Gara strepitosa, con sorpassi proprio corretti, staccate al limite, nessun errore. Ha fatto una gara veramente perfetta, sì, partendo dalla penultima posizione, lo voglio ricordare, su un tracciato come Sonoma, riuscire a risalire la china fino a vincere la gara, veramente ha fatto qualcosa di strepitoso. Guarda qui come va tutto di traverso, ora sta cercando di fare il tempone. Ha proprio la macchina in mano, proprio, cioè fa quello che vuole. Sì, lui sinceramente ci ho parlato con questo pilota e questo pilota si è trovato bene sin da subito, gli era piaciuta questa macchina, è una macchina un po' scorbutica, diciamo che ci sta per come gli piace guidare a lui, lui gli piace controsterzare, gli piace, quindi una macchina un po' nervosa, sì, una macchina un po' nervosa, tu la dai a Snake come se gli facessi un bellissimo regalo, perché Snake le adora queste macchine. E lo ha dimostrato in manche 1. Ora vedremo i primi tempi che faranno segnare i piloti, adesso faremo una carrellata un po' di tutti perché è giusto far vedere tutti i piloti in pista. Abbiamo CTR purtroppo ritirato in manche 1 nel terzo giro, sicuramente qualche contatto importante che ci siamo persi purtroppo. E voglio ricordare che CTR è stato anche il vincitore di entrambe le manche a Batrus, è stato il primo pilota a riuscire a vincere il manche 1 e il manche 2 di questo campionato. Vedremo se oggi Snake deciderà di provare anche lui a fare doppietta. Diciamo che il passo che ha messo in pista prima potrebbe dargli ragione. Ora vedremo che cosa succederà in manche 2.
Fustacchione Tanto CDR. 10 subito, 36 e 2. 36 e 2 è già un buon tempo, ancora non è il momento dei fucsia, credo. I fucsia No, non dovrebbero penso. essere molto più bassi, credo che i migliori andranno sul 35 basso, sinceramente. Questi Addirittura, 35 basso. sono stati i tempi fatti registrare di settimana. Vedremo se la lobby e i piloti si sentiranno di spingere così a fondo. È un Samp già 36,4, quindi già questo denota un pochino la sua opaca gara 1, perché il tempo c'è, vediamo già 36,4, già un buon tempo, quindi rimanere imbottigliati dietro è complicato, è complicato. Questa linea invertita rimescola un po' sempre tutto. Addirittura mi ha detto che stando in cima a una vettura perde carico. Che è strano, eh? Sì, però vedi, allora, Sono questioni di tappe. come vediamo anche in questo momento, no? Sia Ken che Luca nell'affrontare la doppia curva e anche queste, vediamo come la macchina già da sola si traversi tanto, cerchi il sovrasterzo. Questo è un problema di temperatura. Come ho spiegato all'inizio, qui la macchina bisogna guidarla per forza con le gomme dure, le temperature non ti consentono di utilizzare una gomma morbida. Neanche per fare il time attack, sono temperature troppo elevate. Il problema è che una gomma più dura spina di più, scalda di più e tutto l'insieme rende il pacchetto auto un pochino difficile da guidare. D'accordo. Tutto questo in aggiunta all'essere invischiato in mezzo a 3-4 vetture, diciamo che Mattia Samp non ha tutti i torti, ecco, anche se i carichi aerodinamici su questa vettura si sentono non eccessivamente, il problema è facile che si sia dimostrato più che altro per la conformazione di questa pista, credo. Tanto Snake Allora, primo abortisce. giro, Snake, Sam, McRae, Crimico, Kumbra. Queste sono le 5 posizioni, grafico in 4 decimi. Esatto, poi CTR ancora 7 decimi, Marcolino comunque un buon 37,2, cioè sono tempi interessanti per Marcolino e poi un pochino più staccati, il 38 DAP, Fustacchione, Emanuele Mattia addirittura il 39, Ken probabilmente ancora non è riuscito a chiudere un giro. Vediamo Gibbe che è sempre tempo come tu sei Luca, eh? Sì, diciamo che dalle prove fatte in settimana il tempo buono lo si fa Samp, intanto ancora in sovrasterzo. Difficoltà. Difficoltà, purtroppo devono abortire entrambi i piloti in giro, sia Fustacchione che Samp. Dicevo, dalle prove fatte in settimana il tempo viene fuori tra il secondo e il terzo passaggio, perché spingendo così forte le gomme ti consentono quei due giri lì. Diciamo che già al Certo. quarto. Sì, il quarto giro è già impossibile da gestire la macchina, scalda veramente tanto la parte destra. Comunque vediamo i primi 6 in 3 decimi, 3-4 decimi Sì, si sono migliorati un po' dietro, tanto è arrivato anche il Ken in 36,3. qui. Continua per Prati. È andato, è uscito un pelino largo, ma non dovrebbe Anche qua, aver perso. Sì, ma ma da sono. penalità, tu che hai provato da penalità andare oltre il cordolo lì? No, se non esageri no, ecco, queste mi sembravano spizzate, non da penalità, ecco, perché comunque Ok. due ruote erano ampiamente in pista, quindi è anche giusto che sia così. Vediamo, adesso Nello Snake si sta specchio. lanciando per il suo giro, questo sarà il Attenzione a suo. quei curve, a meno di un decimo. Sì, ma credo che Snake te lo faccia cantare presto il fucsia, perché mi sembrerò veramente in palla oggi, guarda come sta guidando bene. Ma non vorrei che guidasse un po' troppo sporco, perché lo vedo molto in traverso, non vorrei che vuole strafare. Io ti dico che secondo me quella guida così aggressiva su questa pista nel time Paga? attack paga. Sì. Questa è una macchina che prima fai girare, prima riesci a drizzare le gomme, vedi come ha già drizzato le gomme il prima possibile in questo curvone in discesa, un pelino largo, di solito la mia traiettoria è leggermente più stretta, ma
va anche all'interpretazione del pilota. Direi di chiudere questo giro con Snake, vediamo, mi sembra che stia facendo veramente un gran tempo. Nessuna... notare, anche Ema si è aggiunto al club dei 4 decimi, sono in 7 ora, in 4 sono decimi. Sono 7 piloti in 4 decimi, bravissimi, bravissimi. Vediamo Snake. È uscito veramente bene da lì, è uscito, se fa bene questa. Leggera toccatina di freno, esce forte, ora qui è il suo punto, qui gli piace questa staccata. Vediamo se... preparati perché questo è un fucsia. Non ha fatto errori, mi sembra che sia andato veramente forte e possiamo cantare. Fucsia 35-4. Fucsia tempone. Fucsia, l'avevo intuito, ma stava andando veramente forte. Sì. Veramente in palla oggi Snake. Oggi Snake non si tiene. Vediamo CTR che al momento è il secondo. 36-1, buono. Ottimo. Vediamo Ken se riesce a abbassare il suo tempo. Vediamo, sta affrontando ora l'ultimo settore. Uscita abbastanza pulita dalla penultima curva. Vediamo, staccatona, tornantino. Cercare di dare il gas il prima possibile. No, è stato bravo, è uscito bene in controsterzo. Ha sfruttato al meglio la trazione della Porsche. Vediamo qui in che tempo. Ed è... no, non si migliora. Non si migliora, niente. McLean in terza posizione, Samp 35-9, scende sotto il muro del 36 anche Samp. Bravo. Che mi sembra che voglia tirare. Sì, vuole impensierire perlomeno il suo rivale in campionato, che con quei 25 punti di Manciuno si è rifatto veramente sotto. Madonna, come l'ha tenuta. Mamma, che rischio. Come l'ha tenuta. Cattivissimo. Ha chiesto veramente tanto, sicuramente avrà perso un sacco di decimi. Avrà lasciato decimi. Sta continuando a tirare, Ogni pilota conosce il delta. Conosce il delta del giro che sta facendo, quindi forse non ha perso così tanto come sembrava dalle immagini. Direi di concluderselo questo giro con Sampo. Vediamo Mercrive che ormai è già sul traguardo. Non si migliora. Samp sta continuando a spingere. Vediamo un attimo quanta benzina ha, perché mi sembra che Samp stia adottando di nuovo la tattica di fare più giri, prendere il ritmo piano piano. Infatti dopo di questo avrà ancora due passaggi volendo. Solo che non so quanto paghi, perché qui la gomma scalda davvero tanto. Forse un piccolo errore di valutazione, ma ognuno conosce la vettura che guida, il proprio setup. Infatti non si migliora in questo passaggio, si riproverà al prossimo. Vediamo Kuntra. Kuntra che intanto è autore di un 36-3 e lì 9 decimi. Secondo di ritardo. Comunque Kuntra si diverte a bazzicare tra la quarta e la quinta posizione sia in gara che in qualifica. Si trova a suo agio. Sì, Crinico su questa pista, allora questa pista Crinico non la conosceva, quindi l'ha imparata diciamo nell'arco di questa settimana e ha avuto difficoltà fin da subito, quindi sapeva che qui era una gara un pochino in difesa per lui, non si è trovato da subito a suo agio, anche i tempi lo confermano, al momento, magari tira fuori la zampata. Vediamo Ken se riesce a migliorarsi, Sì, dopo la chiusura di questo giro ti faccio notare anche un'altra cosa. No, Ken non si migliora. Kuntra intanto terzo, 36-0. Kuntra si prende una seconda fila di forza, bravissimo il vecchietto. Bravo. E volevo farti notare una cosa molto strana. Liv Musk non ha ancora chiuso un giro.
non è ancora riuscito a portare un tempo, a far segnare un tempo. Ha avuto sempre dei problemi. Sì, qui basta andare un pelino larghi nell'ultimo settore, ti annulla il giro corrente e anche successivo. Non vorrei che anche questo. Sì, no, l'ha già portito, vediamo se adesso si rilancia. Ci riprova a solo 5 minuti e 43. Vediamo, deve assolutamente far segnare il tempo. Santo, ha sbagliato sta curva qua. Direi che non ce la fa neanche questo giro. Kuntra intanto si sta lanciando, questo è ancora il suo giro di lancio. Direi di andare su anche Marcolino dopo la chiusura di questo giro, l'inquadratura se la merita. Anche poi la squadra di Clinico. Intanto vediamo Clinico se riesce a fare qualcosina in più, se riesce a togliersi da quella settima posizione. E ce la fa, quinto, una terza fila, recupera una fila. Vediamo Marcolino che anche lui sta chiudendo il suo giro. Delle idee più belle forse, più particolari per Marcolino che per Marcolino che molto rare poi. Niente, Marcolino non si migliora e continua a fare. Continua. Comunque non ha una posizione che non è. Attenzione, Marcolino, la tenuta. Samp, allora abbiamo Snake ai box, credo che questo tempo gli dia abbastanza sicurezza per Olio. CTR decide di andare su due ruote, un po' stanco mi immagino. Sì, dicevo Snake Sniper, credo che al momento il 35-4 gli dia la sicurezza per non uscire, credo che abbia tirato al limite anche Samp, perché non mi sembra che abbia intenzione di uscire, anche se Kuntra è vicino, perché sono pochi millesimi che separano i due. Kuntra potrebbe anche aspirare ad una prima fila, basta migliorarsi di pochino, non è tanto. Meno di un decimo, tanto CTR largo anche all'ultima curva. Vediamo Kuntra, dai, vediamo Kuntra che lo vedo in palla. Intanto davanti Fustacchione va a muro. Non dà fastidio a Kuntra. Vediamo Kuntra da dentro. Un po' largo. Un po' lungo. Una traiettoria un po' larga. Taglia sul cordolo, la perdo un attimo. Sono cordoli molto alti, sia in ingresso che in uscita. Vecchio stile, cordoli vecchio stile. Sono proprio cordoli vecchi, secondo me basta, vero? Sì. Tanto Kuntra sbaglia la curva, non sapeva bene dove girare, quindi penso che abbia annullato questo giro. Voleva dare precedenza a una marmotta. Sai, in California marmotta è così, è proprio pieno. Anzi, per il piacere di Snake, ancora non l'ho detto quest'oggi, quindi vorrei ricordare che in prima posizione abbiamo un procione, quindi intanto scuderia procione. Se l'è dato lui il nome, io non dico niente di non vero. Tutto nero su bianco, scritto in triplice copia, firmato dal notaio, quindi questo è quanto. Kuntra, se riusciva a tenerla, ragazzi, gli andavamo a comprare il Dear Trelli subito. Subito. Era da Dear Trelli qui. Ma attenzione a Samp che si rilancia. Samp ci vuole provare a rilassarsi. Vediamoci Samp da dentro. Niente, Dib non si vuole schiodare da quella tredicesima posizione. Ha deciso che gli piace star dietro oggi. Oggi non. Ma abbiamo molto sul cordolo. Ha fatto molto bene, Anche qui bisogna stare un po' largo, bisogna tagliare dentro sul cordolo per cercare di aprire il gas il prima possibile. Quindi bisogna cercare di stare cuciti all'interno, non allargarsi troppo per preparare bene questa, che non ha fatto malissimo. Un bel ingresso pulito, cercare di avvicinarsi alla corda il prima possibile per spalancare tutto.
quindi una staccata feroce di 100 metri dalla quinta alla seconda, e la macchina tende a intraversarsi di posteriore, quindi bisogna cercare di fare tutta un'unica curva, e la fa abbastanza bene, anzi molto bene la fa. Ed ora qui nel pezzo misto, in questo corolo andrebbe tagliato un po' all'interno. Attenzione, Ken in seconda posizione. 35,9, mezzo secondo tondo dal buon Sneed. Samp non mi sembra che abbia fatto un cattivo giro, eh? Devo essere sincero, grosse sbavature non ne ho viste, potrebbe tirar fuori un tempo interessante. Andiamo a controllare, perché è qui tutto sul cordolo. Sì, è stato molto bravo, almeno dalla visuale molto pista mi sembrava abbastanza pulito, e no, non si migliora, niente da fare. Vediamo Ken se continua a tirare, sembra proprio di sì. Tanto finalmente Dib è uscito un po' dal baratro, sulla piazzata di settima posizione. Riesce ad agguantarla, forse ancora un giro. Tanto Ken qualifiche finite. Finite Ken per si Ken. Ferma, torniamo sul Samp, se riesce a migliorarsi. Prima vorrei chiederti, Dib, in che punto della tracciato è, avanti a Samp? O... vediamo prima allora Dib che sta andando a chiudere il giro, vediamo Dib. Sta guidando tutto storto, la perde. La tenuta. Sì, però il tempo è andato, infatti torna ai box. Vediamoci la chiusura del giro di Samp. Tanto Kuntra ha finito qui. È a limite anche lui. Samp anche sbaglia, un po' di... La motocross. Esatto. TTR. Un po' di motardo. Allora, direi che ormai le posizioni siano consolidate, si migliora il CTR, ma non... Krinikov secondo. Krinikov tira fuori il coniglio dal cilindro. Mamma mia, su una pista dove non si è mai trovato bene, in questa settimana riesce a staccare una seconda posizione. Il che sta arrivando, attenzione. Vediamo l'ultima curva per McRive. Comunque alla fine 5-6 decimi, ragazzi. Sì, sono tutti molto vicini, penso che Mach 2 ce la faranno sudare. Vediamo McRive come chiude. Devo caricare i pacemaker per la Mach 2. Lo vedremo adesso se è riuscito a migliorarsi. No, rimane in ottava posizione. Quindi Fucsia, Snake Sniper 35,4, detto al passo. Krinikov in 35,8, terza posizione, staccata di 20 millesimi. 35,9 per Ken. Samp 35,939, altri 39 millesimi. Poi ad altri 60 millesimi abbiamo Kuntra in 36 netto. CTR 36,1, 36,2 per Deep Mask, 36,3 per McRive. I primi 8 in 9 decimi. Nona posizione per Luca, decimo Marcolino, undicesimo Dap con Soul Planet, dodicesimo Fustacchione, tredicesimo Crisotto e quattordicesimo Emanuele Mattia. Siamo quasi pronti. Siamo quasi pronti e ci rivediamo tra poco per Mach 2. Rieccoci, siamo già in pista dopo Mach 1, sono appena partite le qualifiche, adesso i piloti cominceranno a far segnare i primi cronologici, ma intanto siamo qui con l'inquadratura sul vincitore di Mach 1. Che Mach ha fatto, Cri? Gara strepitosa, con sorpassi proprio corretti, staccate al limite, nessun errore. Ha fatto una gara veramente perfetta. Sì, partendo dalla penultima posizione, lo voglio ricordare, su un tracciato come Sonoma, riuscire a risalire la china fino a vincere la gara, veramente ha fatto qualcosa di strepitoso. Guarda qui come va tutto di traverso, ora sta cercando di fare il tempone. La macchina in mano proprio, cioè fa quello che vuole. Sì, lui sinceramente ci ho parlato con questo pilota e questo pilota si è trovato bene sin da subito, gli era piaciuta questa macchina, è una macchina un po' scorbutica, diciamo che ci sta per come gli piace guidare a lui, gli piace controsterzare, gli piace, quindi una macchina un po' nervosa, sì, una macchina un po' nervosa, tu la dai a Snake come se gli facessi un bellissimo regalo, perché Snake le adora queste macchine. E lo ha dimostrato in Mach 1. Ora vedremo i primi tempi che faranno segnare i piloti, adesso faremo una carrellata un po' di tutti, perché è giusto far vedere tutti i piloti in pista,
Abbiamo CTR purtroppo ritirato in Manciuno nel terzo giro, sicuramente qualche contatto importante che ci siamo persi purtroppo. E voglio ricordare che CTR è stato anche il vincitore di entrambe le manche a Batrus, è stato il primo pilota a riuscire a vincere Manche 1 e Manche 2 di questo campionato. Vedremo se oggi Snake deciderà di provare anche lui a fare doppietta. Diciamo che il passo che ha messo in pista prima potrebbe dargli ragione. Ora vedremo che cosa succederà in Manche 2. Fustacchione CDR 36 e 2. 36-2 è già un buon tempo, ancora non è il momento dei fucsia, credo. I fucsia dovrebbero essere molto più bassi, credo che i migliori andranno sul 35 basso, sinceramente. Questi sono, questi sono stati i tempi fatti registrare in settimana. Vedremo se la lobby e i piloti si sentiranno di spingere così a fondo. È un Samp già 36,4, quindi già questo denota un pochino la sua opaca gara 1, perché il tempo c'è, vediamo già 36,4, già un buon tempo, quindi rimanere imbottigliati dietro è complicato, questa linea invertita rimescola un po' sempre tutto. Addirittura mi ha detto che Stagnesia ha una vettura, perde carico. Che strano, eh? Sì, però vedi, allora, come vediamo, anche in questo momento, no? Sia Ken che Luca nell'affrontare la doppia curva e anche queste, vediamo come la macchina già da sola si traversi tanto, cerchi il sovrasterzo. Questo è un problema di temperatura. Come ho spiegato all'inizio, qui la macchina bisogna guidarla per forza con le gomme dure, le temperature non ti consentono di utilizzare una gomma morbida. Neanche per fare il time attack, sono temperature troppo elevate. Il problema è che una gomma più dura spina di più, scalda di più e tutto l'insieme rende il pacchetto auto un pochino difficile da guidare. Tutto questo in aggiunta all'essere invischiato in mezzo a 3-4 vetture, diciamo che Mattia Samp non ha tutti i torti, ecco, anche se i carichi aerodinamici di questa vettura si sentono non eccessivamente, il problema è facile che si sia dimostrato più che altro per la conformazione di questa pista, credo. Esatto. Tanto Snake allora, abortisce. Primo giro, Snake, Sam, McRae, Crimson, Contra, queste sono le 5 posizioni, tratti in 4 decimi. Esatto, poi CTR ancora 7 decimi, Marcolino comunque un buon 37,2, cioè sono tempi interessanti per Marcolino e poi un pochino più staccati, in 38 DAP, Fustacchione, Emanuele Mattia addirittura nel 39, Ken probabilmente ancora non è riuscito a chiudere un giro. Vediamo Dib che è sempre tempo come tu sei Luca, eh? Sì, diciamo che dalle prove fatte in settimana il tempo buono lo si fa Samp, intanto ancora in sovrasterzo. Difficoltà purtroppo. Devono abortire entrambi i piloti in giro, sia Fustacchione che Samp. Dicevo, dalle prove fatte in settimana il tempo viene fuori tra il secondo e il terzo passaggio, perché spingendo così forte le gomme ti consentono quei due giri lì. Diciamo che già al quarto. Sì, il quarto giro è già impossibile da gestire la macchina, scalda veramente tanto la parte destra. E... comunque vediamo i primi 6-3 decimi, 3-4 decimi. Sì, si sono migliorati un po' dietro, tanto è arrivato anche il Ken in 36-3. Anche va per Prati. È andato, è uscito un pelino largo, ma non dovrebbe aver perso. Comunque hai provato da penalità andare oltre il cordolo lì? No, se non esageri no, ecco, queste mi sembravano spizzate, non da penalità, ecco, perché comunque okay. le due ruote erano ampiamente in pista, quindi è anche giusto che sia così. Vediamo adesso Snake si sta lanciando per il suo giro, questo sarà il suo scrive, a meno di un decimo. Sì, ma credo che Snake te lo faccia cantare presto il fucsia, perché mi sembra veramente in palla oggi, guarda come sta girando bene.
Ma non vorrei che guidasse un po' troppo sporco, perché lo vedo molto in traverso, non vorrei che vuole strafare. Io ti dico che secondo me quella guida così aggressiva su questa pista nel time Paga? attack paga. Sì. Questa è una macchina che prima fai girare, prima riesci a drizzare le gomme, vedi come ha già drizzato le gomme il prima possibile in questo curvone in discesa, un pelino largo, di solito la mia traiettoria è leggermente più stretta, ma va anche all'interpretazione del pilota. Direi di chiudere questo giro con Snake, vediamo. Mi Sì. sembra che stia facendo veramente un gran tempo. E Nessuna. notare anche Ema si è aggiunto al club dei 4 decimi. Sono in 7 ora, in 4 Sono decimi. sette piloti in 4 decimi, bravissimi, bravissimi. Vediamo Snake È uscito veramente se bene da riesce lì, è uscito, se fa bene questa, a leggera toccatina di freno, esce forte, ora qui è il suo punto, qui gli piace questa staccata. Vediamo se Preparati, preparati perché questo è un fucsia. Non ha fatto errori, mi sembra che sia andato veramente forte e possiamo cantare. Fucsia! 35-4, Fucsia! tempone, Fucsia, fucsia. l'avevo intuito, ma stava andando Un veramente secondo a forte. tutti. Sì. Veramente in palla oggi Snake. Oggi Snake non si tiene, non si tiene. Abbiamo CTR che al momento CTR si è è migliorato, secondo, secondo. 36-1, buono, buono. Ottimo. Vediamo Ken se riesce a abbassare il suo tempo. Vediamo, sta affrontando ora l'ultimo settore, uscita abbastanza pulita dalla penultima curva, vediamo, staccatona, tornantino, cercare di dare i gasi il Largo, prima riesce. possibile. No, è stato bravo, è uscito bene in Bravo. controsterzo. Ha sfruttato al meglio la trazione della Porsche. Vediamo con che tempo. Ed è. No, non si migliora, non si migliora. Non si migliora niente. McCreevy in terza posizione. Samp 35-9. Scende sotto il muro del 36 anche Samp, che mi sembra che Continua voglia. a girare. Sì, vuole impensierire perlomeno il suo rivale in campionato che. Con quei 25 punti di Mancino si è rifatto veramente sotto, Madonna, come l'ha Mamma che tenuta. rischio. Come l'ha tenuta, ragazzi. Cattivissimo. Ha chiesto veramente tanto, sicuramente avrà perso un sacco di decimi. Avrà lasciato Ma sta decimi su continuando a decimi. tirare, Ogni pilota bravo, conosce il infatti delta, vedo. conosce il delta del giro che sta facendo, quindi forse non ha perso così tanto come sembrava dalle immagini. Direi di concluderselo questo giro con Sampo. Vabbè, Abbiamo McCreevy vediamo solo in McCreevy quarta che posizione in giro. ormai è già sul traguardo. Non si Non migliora, si migliora McCreevy non si neanche lui. migliora. Sampo sta continuando a spingere. Vediamo un attimo quanta Cattivissimo, eh? benzina ha, perché mi sembra che Samp stia adottando di nuovo la tattica di fare più giri, prendere il ritmo piano piano. Infatti dopo di questo avrà Hai ancora ragione. due passaggi volendo. Solo che non so quanto paghi, perché qui la gomma scalda davvero tanto, forse un piccolo errore di valutazione, ma ognuno conosce la vettura che guida e il proprio setup. Infatti non si migliora in questo passaggio, si riproverà al prossimo. Girare, vediamo contra. Kuntra che intanto è autore di un 36,3 e lì 9 decimi. Un secondo di ritardo, sempre lì. Diciamo che Kuntra si diverte a bazzicare tra la quarta e la quinta posizione sia in gara che in qualifica. Si trova a suo Manca un agio. secondo. Sì, Crinico su questa pista, allora questa pista Crinico non la conosceva. Quindi l'ha imparata diciamo nell'arco di questa settimana e ha avuto difficoltà fin da subito, quindi sapeva che qui era una gara un pochino in difesa per lui, non si è trovato da subito a suo agio, anche i tempi lo confermano al momento, o magari tira fuori la zampata.
Vediamo Ken se riesce a migliorarsi, se riesce. Sì, dopo la chiusura di questo giro ci faccio notare anche un'altra cosa. No, Ken non si migliora. Kuntra intanto terzo, 36-0. Kuntra si prende una seconda fila di forza, bravissimo il vecchietto. Bravo, bravo, bravo. E volevo farti notare una cosa molto strana. Liv Musk non ha ancora chiuso un giro. Non è ancora riuscito a portare un tempo, a far segnare un tempo. Ha avuto sempre dei problemi. Sì, qui basta andare un pelino larghi nell'ultimo settore, ti annulla il giro corrente e anche successivo. Non vorrei che anche questo. Sì, no, l'ha già abortito. Vediamo se adesso si rilancia. Ci riprova a solo 5 minuti e 43. Vediamo, deve assolutamente far segnare il tempo. Sam ha sbagliato sta curva qua. Direi che non ce la fa neanche questo giro. Kuntra intanto si sta lanciando, questo è ancora il suo giro di lancio. Direi di andare su anche Marcolino dopo la chiusura di questo giro, un'inquadratura se la merita. Sì, poi di squadra di Clinico. Intanto vediamo Clinico se riesce a fare qualcosina in più, se riesce a togliersi da quella settima posizione. E ce la fa. Quinto, una terza fila, recupera una fila. Vediamo Marcolino che anche lui sta chiudendo il suo giro. Delle idee più belle forse, più particolari per Marcolino che per Marcolino che molto rare poi. Niente, Marcolino non si migliora e continua a fare. Continua. Comunque non ha una posizione che non è attenzione, larga. Marcolino l'ha tenuta. Samp, allora abbiamo Snake ai box, credo che questo tempo gli dia abbastanza sicurezza per Ogier. CTR decide di andare su due ruote, un po' stanco mi immagino. Sì, dicevo Snake Sniper, credo che al momento il 35-4 gli dia la sicurezza per non uscire, credo che abbia tirato al limite anche Samp, perché non mi sembra che abbia intenzione di uscire, anche se Kuntra è vicino, perché sono pochi millesimi che separano i due. Kuntra potrebbe anche aspirare ad una prima fila, basta migliorarsi di pochino, non è tanto. Meno di un decimo, tanto CTR largo anche all'ultima curva. Vediamo Kuntra, dai, vediamo Kuntra che lo vedo in palla. Intanto davanti Fustacchione va a muro. Non dà fastidio a Kuntra. Vediamo Kuntra da dentro. Un po' largo. Un po' lungo. Una traiettoria un po' larga. Taglia sul cordolo, la perde un attimo. Sono cordoli molto alti, sia in ingresso che in uscita. Vecchio stile, cordoli vecchio stile. Sono proprio cordoli vecchi, secondo me basta, vero? Sì. Tanto Kuntra sbaglia la curva, non sapeva bene dove girare, quindi penso che abbia annullato questo giro. Voleva dare precedenza a una marmotta. Sai, qui in California marmotta è così, è proprio pieno. Anzi, per il piacere di Snake, ancora non l'ho detto quest'oggi, quindi vorrei ricordare che in prima posizione abbiamo un procione, quindi intanto scuderia procione. Se l'è dato lui il nome, io non dico niente di non vero, tutto nero su bianco, scritto in triplice copia, firmato dal notaio, quindi questo è quanto. Kuntra, guardalo, se la, numero, allora, se, riusci, se riusciva a tenerla, ragazzi, gli andavamo a comprare il Dear Trelli subito. Subito. Era da Dear Trelli qui. Ma attenzione a Samp che si rilancia. Samp ci vuole provare a provarsi. Vediamoci Samp da dentro. Dib non si vuole schiodare da quella tredicesima posizione, ha deciso che gli piace star dietro oggi.
oggi non paga molto sul cordolo. Ha fatto molto bene, ha fatto. Anche qui bisogna stare un po' largo, bisogna tagliare dentro sul cordolo per cercare di aprire il gas il prima possibile. Qui bisogna cercare di stare cuciti all'interno, non allargarsi troppo per preparare bene questa, che non ha fatto malissimo. Un bel ingresso pulito, cercare di avvicinarsi alla corda il prima possibile per spalancare tutto. Qui una staccata feroce di 100 metri dalla quinta alla seconda. Qui la macchina tende a intraversarsi di posteriore, qui bisogna cercare di fare tutta un'unica curva e la fa abbastanza bene, anzi molto bene la fa. Ed ora qui nel pezzo misto, in questo corridoio andrebbe tagliato un po' all'interno. Attenzione Ken in seconda posizione. 35,9, mezzo secondo tondo dal buon Smith. Samp non mi sembra che abbia fatto un cattivo giro, eh? Devo essere sincero, grosse sbavature non ne ho viste, potrebbe tirare fuori un tempo interessante, andiamo a controllare perché qui è proprio sul cordolo. Sì, è stato molto bravo, almeno la visuale bordo pista mi sembrava abbastanza pulito e no, non si migliora, niente da fare. Vediamo Ken se continua a tirare sempre proprio di sì. Intanto finalmente Dib è uscito un po' dal baratro, si va a piazzare in settima posizione. Non riesce ad agguantarla, forse ancora un giro. Tanto Ken finite per si Ken. Ferma, torniamo sul Samp, se riesce a migliorarsi. Prima vorrei chiederti Dib in che punto della tracciato è, avanti a Samp o... Vediamo prima allora Dib che avanti. Sta andando a chiudere il giro, vediamo se... Vediamo Dib! Sta guidando tutto storto, la perde. La tenuta. Sì, però il tempo è andato, infatti torna ai box. Vediamoci la chiusura del giro di Samp, tanto Kuntra ha finito qui. Ha limite anche lui. Samp anche sbaglia, un po' di... La motocross. Esatto. TTR. Un po' di motardo. Allora, direi che ormai le posizioni siano consolidate, si migliora il CTR, ma non... Crinico secondo! Crinico tira fuori il coniglio dal cilindro. Mamma riesce, mia, bravo Crinico! Su una pista dove non si è mai trovato bene, in questa settimana riesce a staccare una seconda posizione. Attenzione che sta arrivando, attenzione! Vediamo l'ultima curva per McNive. Comunque alla fine 5 in 6 decimi, ragazzi. Sì, sono tutti molto vicini e penso che Mach 2 ce la faranno sudare. Vediamo McRive come chiude. Devo caricare il pacemaker per la Mach 2. Lo vedremo adesso se è riuscito a migliorarsi. No. Rimane in ottava posizione. Quindi Fuchsia, Sneak Sniper 35,4, detto al passo, Crinico in 35,8, terza posizione staccata di 20 millesimi, 35,9 per Ken, Samp 35,939, altri 39 millesimi, poi ad altri 60 millesimi abbiamo Kuntra in 36 netto, CTR 36,1, 36,2 per Deep Mask, 36,3 per Mercrive, i primi 8 in 9 decimi. Nona posizione per Luca, decimo Marcolino, undicesimo Dap Console Planet, dodicesimo Fustacchione, tredicesimo Crisciotto e quattordicesimo Emanuele Mattia. Siamo quasi pronti. Siamo quasi pronti e ci rivediamo tra poco per Mach 2. Rieccoci in griglia, l'inquadratura è per lui, il vincitore di Mach 1 e Poleman con un primo 1.35.4, fatto veramente un gran giro Snake. Ora i piloti non dovranno formarsi, questo è l'ordine di partenza, avremo i piloti più veloci in testa e i piloti diciamo un pochino meno performanti a seguire, quindi qui sarà bagarre aperta al CRI. Qui... Assolutamente, diciamo che i primi 8 hanno diciamo un margine di 8-9 decimi rispetto al resto del gruppo. Quindi probabilmente avremo due tronconi. Vediamo se Snake riuscirà subito a scappar via, perché a 4 decimi, mezzo secondo al giro, secondo me rispetto a Krinikov e Ken.
Vediamo. Vediamo, vediamo. Io ti chiedo per questa Manche 2 Cree, tira fuori tutta la voce che hai. Tanto i bambini dormono e a quest'ora si Tiriamo può fuori la urlare. voce. Tutta quella che hai, perché questa Manche ce la dobbiamo veramente godere dall'inizio alla fine. Sono sicuro che non sarà priva di colpi di scena. Attenzione tantissimo alla prima curva, con la partenza da fermo arriveranno in curva 1 veramente appaiati, perché qui abbiamo una griglia dove il primo e il secondo, sì. Il secondo è leggermente più staccato, ma a favore di traiettoria per curva 1, quindi è tutto in Ci ballo. siamo, Ci raga. siamo, ci siamo. Si accendono i semafori, sono partiti. Sembra buono lo stacco di Snake. Anche Clinico è partito Molto bene. buono, attenzione a Ken che affianca Ma Clinico in curva 1 bisogna stare molto abbottonati. Filano via abbastanza lisci, torniamo anche Sì, dietro se no. fila tutto liscio, Cree, no? Tutto liscio. Manca gente? No, ci siamo tutti, ok, No, è no, no, andato tutto a tutto posto. bene, è andato tutto bene, quindi Bene, nessuna botta fino adesso. subito Bravissimo, all'interno corretto. Sump ci prova su Ken ora forse avrà favore di traiettoria, ma Sump è uscito Sanchez, forte, Sump incredibile, deve. mamma mia che infilata che ha fatto. Sì, intanto Snake prova la fuga. Mamma mia. Snake prova ad allungare subito, Bella Ken va corsa largo. Ken. L'ha Ken va largo. persa. È andato una punta largo e la sabbia non lo ha perdonato. Dicevamo, Snake prova la fuga, Crico cerca di contenere la furia. Oggi è una furia Snake, cioè. Oggi non si tiene, Epitone. ha già preso quasi un secondo sui miei seguitori. Vediamo che cosa riuscirà a fare Clinico. Sump, a causa dell'errore di Ken, è riuscito a mettersi di nuovo in terza posizione, seguito da Quintra, che ormai è sempre quarto, quinto Addio abbonato. Dib. Anche Dib ha fatto una buona partenza, perché partiva in settima posizione, quindi all'interno Mercury. Riprende la Bravissimo Mercurio. posizione, però adesso è uscito più forte Dib a favore di traiettoria, quindi prova a Vediamo se resistere. riesce a mantenere l'esterno, dopo la curva dopo è a destra, vediamo, È molto difficile passare in curva no. 1, Dib, pure penalità per Dib. eh? Penalità per Dib, ok. Anche CTR in questa manche 2, 2 secondi. Ma la gara è lunga, il gruppo penso che un po' si sgranerà. Dapp, Retrovia, Marcolino attenzione. su Dapp, Botta contatto in tra i due, macchina. ma Marcolino non affonda, ridà subito posizione, molto corretto. È arrivato un pelino lungo Marcolino, non è Attenzione facile. a Chris. Crisotto alle spalle di Marcolino, vediamo se esce forte, potrebbe forse pensare un attacco qui in fondo, ma Marcolino, vediamo, prova, si fa Prova, vediamo, ci vedere e prova. affonda Ci ha provato, bellissimo sorpasso. e ci è riuscito. Bel sorpasso. E anche Custacchione, dodicesimo. Custacchione dodicesimo e intanto errore credo per Clinico, si è staccato, un secondo e sette, Snake va, vediamo, secondo me chiuderà già un Secondo 36. diciamo che Snake va forte, ha fatto 42-0 contro 43-0. Io penso È che un già altro io passo. penso che in questo giro già comincerà a chiudere dei 36 Snake, perché guarda, 1:36 e 3, 36 e 3. cioè sono tempi quasi da 36 e pole 3, position, secondo cioè muro. un altro passo Altro per passo. Snake. E vediamo Sap se riesce a superare Clinico. Sampa mi sembra che abbia qualcosa in più di Clinico, solo che passare non è una cosa semplice, magari se riuscisse a liberarsi potrebbe Qua, qua provare. dovrebbe È uscito passare, qua bene, è uscito dovrebbe bene. farcela, vediamo. No, No. no, non si toccano, molto corretti entrambi i Qua si piloti. toccano. Si Qua toccano sì, un ora. pelino. Attenzione, Molto Sam corretto prende subito la Sump, posizione. molto corretto Sump. Sì, E in si tutto sblocca. questo Snake ringrazia. Intanto sono 3 secondi. Snake dice grazie a Sump. Attenzione, fa dietro la bagarre. Qui sono in tanti. Abbiamo Dimmi, crolla Kuntra. GTR. Hanno Gibbon. Staccatone.
Varrà contra con un trattaggio interno, Bilbo va a largo, probabilmente questa è un'altra penalità per fare il gioco da penalità, Sì. bisogna cercare di stare dentro la riga gialla. Attenzione, abbiamo la staccata in fondo all'ultima curva. Quindi esce un po' largo di Mercurio, penso che non potrà ascoltare tutta l'uscita, infatti No. allunga un po' di errore di Si è girato CTR, CTR, si è girato e prende. Andiamo davanti a vedere Samp incollato agli scarichi di Trico. 36,9 ancora, 38,7, 38,7, ci gira un secondo più forte di tutti, un secondo e due in questo passaggio. Scusa, più un secondo e due di più, sono quasi 2 secondi, sono 1 secondo e 8. Un secondo e Proprio. 8 più, sì. Diciamo che Meta ha trovato il bandolo della matassa, come si dice. Riesce a mettere le ruote dove vuole, Sì, senza ma appoggiarla mai. era già molto performante durante la settimana di prove. Sapevo che lui poteva fare bene dopo anche l'infortunio di settimana scorsa che l'ha costretto in cabina di regia insieme a me a Bathurst. Oggi aveva anche voglia un po' di rivalsa, ecco. Quindi sta dando veramente tutto, sta guidando bene. Nulla da Attenzione qua dire. dietro, Abbiamo Bibb, sempre di la nuovo Bibb solita, qua. di nuovo Dib, come Attenzione, si Dib. gira. Andiamo a vedere quanta penalità ha accumulato già Dib, perché con tutti questi larghi. Sono già 4 Quattro secondi. secondi, cominciano a diventare molto pesanti. Anche perché McCreevy e anche Luca sta facendo una buonissima gara adesso in Match 2. Match 1 è rimasto coinvolto probabilmente in contatti, Sì. mentre in Match 2 sta riuscendo a tenere un Lui ritmo osserva, lui buono. aspetta. E fa un po' il condor, aspetta, No, e fa bene, fa bene. quando potrà Ma divorerà le carcasse dei come suoi conta? I avversari. due vecchietti fanno così. Aspettano. E sono gli uomini di Reeves, sono quelli lì, Come aspettano, si mettono in coda e si mettono in aspettano. coda, prendono un numeretto e aspettano che qualcuno faccia l'errore. Esatto. Chiamano Intanto Dib, insieme. McCreevy è passato su Dib, McCreevy è passato su Dib, penso che Dib non abbia neanche resistito più di tanto, conscio della penalità che ha. È inutile stare lì a resistere troppo, forse ha fatto anche la scelta giusta, ma ha dei Andiamo su problemi Dib. Samp, Samp non ci incollato prova. a Crinico, ma non riesce a trovare il varco giusto. Proviamo a vedere se Vediamo se riuscirà a uscire riesce a forte da tirarsi in qui. fondo. Crinico ora sicuramente, ecco, il varco protegge Castagno l'interno. interno, Guardate però quanto è difficile con neanche. questa luce, con quanto è difficile con questa luce non si vede veramente niente. Esce con una buonissima trazione Crinico, devo dire. E riesce a fare spinnare poco il posteriore e scaricare tutti i cavalli della Porsche a terra, mentre Samp pattina un po' di più. Sì. Quindi perde un po' in uscita e questo lo priva dell'occasione di tentare un attacco di staccata, perché non è mai abbastanza vicino. Però qui esce bene, è un po' lontano, il Clinico va a proteggere Grande. l'interno. Staccatone di Samp, come al solito, bravissimo, impegnato. Samp ha una staccata micidiale, quando riesce a portare, quando riesce a guidare come gli piace, lui ha una gran staccata. Andiamo a riepilogare per chi sta seguendo, abbiamo in prima posizione Desnay Sniper, eccolo qui, seguito da Crinico, in seconda posizione incollato Samp, in quarta posizione Kuntra, quinto per McCreeve, Dib, Musk in sesta posizione. Settimo Luca, molto attaccato, buonissima gara per lui. Ottava posizione per CTR. E in nona posizione c'è il trenino CTR, DAP, Emanuele Mattia. Frustacchione mi sembra leggermente staccato, molto staccato. E Molto ancora più staccato. staccati Marcolino, Crisotto e Ken, che al momento si trovano in ultima posizione a causa dell'errore commesso nel curvone in discesa nei primi passaggi. Torniamo direi su Samp, sono veramente incollati. Samp non riesce a Non trovare riesce.
non riesce a infilarsi. Anche perché penso che, cioè, mi sembra che ne abbia di più, tu cosa dici? Sì, nel misto ne ha di più, però appena esce lì dal tornantino destro non riesce a star sotto, per poi attaccarlo qua in fondo al rettilineo. Adesso è uscito bene e stavolta mi sa che ci prova. Vediamo se si infila. Non ci prova ancora. È una bella mano. Sbaglia clinico. Si perde la macchina, sovrasterzo in uscita, il clinico perde la macchina e finalmente Samp può dire ora a pista libera e potrebbe provare ad imprimere un passo per cercare di andare ad arginare un po' la fuga di Yasmin, perché ormai è 4 secondi e 2, 3, 4 e salgo. E adesso si apre una bagarre per il terzo posto, perché Pulita, sono Clinico, Kuntra e Mercrive, tutti lì, tutti senza penalità, quindi bagarre Pulita in pista e la posizione ce la si gioca qui. La staccata. Clinico ha tirato fuori un ottimo giro 6 in qualifica, però sta rivelando di nuovo le cattive impressioni che ha dimostrato di avere in settimana su questa pista. Non è andata giù particolarmente bene. No, assolutamente no. Però vediamo intanto che si prova in staccata, vediamo se si... No, perché adesso sì. È in favore di traiettoria. Va a prendere. Klinikov, lì penso che sia penalità per Klinikov. Sì, penalità tantissima penalità. A meno che non si deve alzare il piede, ma non mi sembra il momento giusto per alzare il piede. E anche qui rischio per Klinikov, quando si mettono le ruote su quella sabbia vicino al cordolo. Kuntra comunque certa posizione per Kuntra. Ah, Kuntra sta andando a prendersi un podio spettacolare. Attacca in fondo, porta la fila. E ancora una volta Klinikov sopra a sterzo e perde la posizione anche su Mercrive. Clinico di nuovo sovrasterzo. La posteriore scalda un po', però allora intanto questo giro Samp è riuscito a girare. Oddio, attenzione qua. Ciocco grosso, Deep Mask fermo all'ingresso della corsia di box all'uscita con Luca che ha appena abbandonato la stanza. Il CTR c'è qualche disconnessione? Sì, Luca penso che abbia abbandonato. Sì, Luca ha abbandonato, non vedo più neanche Chris Sotto e non vedo neanche più Ken l'assassino. Quindi tre piloti sono usciti. Volevo farti notare una piccola cosa, questo giro adesso si ritira anche Dib, quindi restano solo i 10. Torniamo sulla testa un attimo della gara, perché abbiamo un Samp che nell'ultimo passaggio è riuscito a girare 6 decimi più veloce di Snake e al momento ha ridotto di quasi un secondo il gap dal battistrada. Quindi vediamo se Samp riuscirà a tenere un passo un pochino più veloce. Il tempo c'è, perché mancano ancora 17 minuti, sono in eternità su questa pista. Infatti è confermata la penalità a Clinico. Ok, Clinico solo un secondo, neanche tanto. Ed è attaccato a Mercrive. Aspetta, anche CTR prende penalità. Vediamo i passaggi, 37 e 3, 36 e 3 per... no, 37 e 7 per Snake, 36 e 8. E sta andando più forte, ha girato un secondo più forte questa volta Mattia. Magari ha tenuto più gomma. Ma allora, non è tanto l'usura dello pneumatico, il pneumatico non va a degradarsi, quindi non vai a perdere di prestazione in base al degrado della gomma, quanto al surriscaldamento, ecco, è più difficile gestire le gomme e cercare di non farle scaldare troppo, quindi spingere solo nei momenti in cui serve. Fare una gara tutta al limite su questa pista risulta veramente impossibile. Proprio le gomme non ce la fanno, non ti possono supportare, ci sono 50 e passa gradi sulla pista, non puoi chiedere tanto alle gomme. In questa vettura poi vogliamo anche ricordare che essendo la Porsche Cayman GT4
sì una vettura da corsa, ma diciamo non ha un'aerodinamica, degli ammortizzatori molto performanti che possono darti un supporto importante nel gestire le gomme, quindi qui è anche molto piede e manico del pilota nel saper riuscire a tenere le gomme più in temperatura possibile. Tanto sono veramente attaccati dietro, gli stacchi sono abbastanza 36,9, 36,7 salta, già più di 36,7, quindi ancora 2 decimi più veloce Samp, ormai 2 secondi e mezzo. Samp lo sa che se vuole deve provare a cercare almeno di mettere pressione a Snick, deve indurlo almeno all'errore, perché se facesse un'altra prima posizione sono 50 punti e 50 punti sono tanti. Samp, ricordiamo, il Manciuno ha portato a casa una magra 10ª posizione a causa dei contatti, quindi sì, bisogna cercare di andare vicino, mettergli pressione, anche solamente avvicinandoti, sai, tu davanti leggi che il tempo del tuo avversario si riduce, spingi un po' di più, magari cerca di indurlo all'errore. Adesso Snake è abbastanza scavato per saper gestire questo tipo di pressione, però tra dire e fare c'è di mezzo Sonoma. Ma diciamo che Snake adesso sta amministrando, per il mio. Sì, perché vediamo che adesso di traverso, secondo me in questi ultimi passaggi sta spingendo un po' di più, perché abbiamo visto appena è tornato a scendere sotto al 37, probabilmente anche questo sarà un altro 36, perché vediamo il distacco rimane sempre lo stesso. Cioè diciamo che tra i due la posizione più confortevole ce l'ha Snake con questi 3 secondini di vantaggio, perché costringe lui Samp a tirare e lui può cercare di amministrare in determinati momenti. Vediamo 36,991, cioè un orologio 37,0, girano uguali, diciamo che senza il clinico Bottas, si può dire così, forse Samp e Snake ci avrebbero regalato una battaglia interessantissima qui davanti, però clinico ovviamente faceva la sua gara. Intanto Marcolino si è incollato a Fustacchione. Marcolino non è che si vede bene in ultima posizione dopo la bella Manciuno, quindi penso che gliela tirerà a Fustacchione. Sì, secondo me sì, gliela tira. Non ha niente da perdere, quindi cercherà di arrivare almeno nono. Eccolo, gliel'abbiamo tirata noi. Appena detto. Gliel'abbiamo tirata noi, errore per Marcolino. Peccato. Però bella la ripartenza in spinne. Sì, sì, ma molto bene le gomme. Esatto, adesso saranno sicuramente nel range di utilizzo ottimale. Penso ma io adesso voglio vedere un altro crash. No, dai. Marcolino adesso deve fare un paio di curve un attimino delicate. No, vabbè, dai. Era uno e andata alla grande. Ha fatto un ottimo match 1 e ci stava provando anche in match 2. A prendere la posizione su Fustacchione. Abbiamo una battaglia di Kuntra sotto Clinico. Abbiamo Kuntra, oddio, Kuntra in quinta posizione, era terzo, ha fatto un errore Kuntra. Ci siamo persi l'errore del Kuntra. E Clinico non molla su McRive, all'interno. McRive e Clinico incollati, Kuntra è lì, qui c'è Bagar fitta. Bagar fitta per la terza posizione. Adesso Clinico ha il favore di traiettoria, la chiude davanti, contatto, contatto. Non mi è piaciuto questo. E Clinico si ritira. Si sono toccati, si sono toccati in curva 1, McRive. No. Contatto, serata. Vediamo dopo gara. Serata da dimenticare per Clinico, serata da dimenticare. Manciuno è rovinato dai contatti e ora anche Manci 2 si stava giocando il podio, ma questo contatto lo relega di nuovo ai box. Vediamo se Kuntra riuscirà a tenere perlomeno il passo di McRive, se ci proverà o se si accontenterà di un'altra quarta posizione. Comunque sta facendo attenzione un po'. Samp ha tirato in 43. Samp ha fatto sicuramente un errore, quindi sarà girato sicuro.
tutto facile ora per Snake, 9 secondi da amministrare, tutto facile per Snake Sniper. No, Santo probabilmente ha bocciato perché ha tutto il retroteno schiacciato. Sì, probabilmente quando si è girato, probabilmente avrà fatto un 360 e sarà andato ad impattare di posteriore su qualche barriera. Vediamo se ha subito poi dei danni, vediamo i tempi che farà. Ma sicuramente avrà subito dei danni, ora vediamo, perché non è che sia proprio lontanissimo. No, è girato. È 37,8, vediamo che faccio McCreeve, 38,2. Dai, diciamo che se riesce a tenere questo passo senza che la macchina gli dia particolari problemi, forse dovrebbe riuscire a portare a casa la seconda posizione comunque. Ma a 3 secondi, vediamo. Vediamo se si darà un fastidio contro le mie crive. Ah, bisogna vedere soprattutto se Kunkra ne ha per provare un attacco su McCreeve. Stanno girando praticamente sullo stesso passo. Tanto Snake proprio mi sembra di vedere. Sì, ah, sì, sì, vedi che c'è il finestrino giù a braccio fuori, vedi? Sì, 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 sì. Ormai in totale controllo della gara Snake. Ci permette anche qualche spanalata qua e là. Assolutamente. In scioltezza proprio. Gli è andato tutto, se l'è costruita, perché ha fatto, voglio ricordarlo, una manche 1 che dopo non vedo l'ora di invitarlo in party per sapere che cosa mi deve dire, perché ha fatto veramente penultimo, primo, lo voglio ricordare, da penultimo a primo su questa pista è tanta tanta roba, e poi con la pole position e la fuga iniziale se l'è costruita, se la sta meritando, ed è giusto anche da una parte che vada così. Tanto i tempi Snake poi non molla, 36,6 ancora, proprio non avrebbe bisogno, oppure continua a girare su tempi interessantissimi. Vediamo che cosa è 38,2, vediamo McCreeve 37,8, 8 minuti e mezzo al termine, McCreeve potrebbe mettersi in testa qualcosa di meraviglioso per lui, o meno per Sampo. Il CTR non ha fatto nulla ed è lì, in quinta posizione, a causa di disconnessioni. Sì, l'ho sentito questo pilota in settimana e non ha avuto praticamente tempo di provare, quindi diciamo è arrivato veramente un po' all'oscuro, penso. Sì, sì, sì. È arrivato all'attivo credo con 15-20 minuti di prove. Quindi. Poi ci sono ancora questa carrellata dei piloti, perché Emanuele Mattia anche lui oggi è la giornata delle livree sbagliate. Questa non dovrebbe essere la sua livrea dovrebbe essere uguale a quella di Sampo, se ne sono di squadra insieme, ma oggi è così, hanno deciso di farci divertire anche a noi in cabina di sì. Vogliono porre, secondo me ci vogliono mandare più in confusione, più che di nuovi sponsor ci vogliono fare gli scherzi, però tanto anche DAP, settima posizione. Vediamo la grande prestazione a Donington di DAP. Rain Man, cioè proprio sotto l'uomo Rain della pioggia era. Cioè. Manciuno spettacolare. Ecco, se non fosse per tutto questo giallo che c'è in questa livrea, ma purtroppo esistono anche le livree gialle. Però gli vogliamo bene lo stesso al nostro DAP. Assolutamente. E poi Fustacchione e poi Marcolino che al momento è relegato in ultima posizione. Da Fustacchione, compagno del team di Snake Sniper, diciamo che Snake è il procione 1, Fustacchione è il procione 2. Stesso team? Sì. Due auto differenti. E anche due prestazioni differenti, ovviamente. Assolutamente. Il teammate Snake deve portare a casa, deve fare il grosso del lavoro. Fustacchione ha fatto un'ottima prestazione a Battles, tu settimana scorsa non c'eri per impegni di lavoro, ma penso che la diretta l'avrai vista. È riuscito a portare a casa un'ottima quarta posizione in Manche 1, un'ottima sesta posizione in Manche 2, che è a Battles. Tu conosci bene la pista, cioè. Sì, assolutamente non è semplice. Non è facile per già niente. Già con la gara D è già successo. Già arrivare in fondo è tanta roba. Lui ha portato a casa una medaglia di legno in quarta posizione, più la sesta posizione in Manche 2, quindi
punti anche per i procioni che possono provare ad inseguire un pochino Samp ed Emanuele Mattia, anche con la scuderia Mattia stanno facendo un po' il vuoto anche in campionato, infatti mentre vediamo i 3 secondi di CTR. Allora andiamo intanto anche a dare un'occhiata al campionato team, perché il campionato team al momento vede la scuderia Mattia guidare la classifica con 153 punti, seguiti dal team 4 stagioni Racing Team a 100 punti, il team giudici con 93 in terza posizione, l'ABC Racing Team a quarta posizione ad 89 punti, Deep Dub Racing Team seguono con 87 punti, la scuderia Procione ad 86 punti, quindi abbiamo poi Crisken a 67 e CTR Evo a 60. C'è da dire che la scuderia Mattia ha portato in cascina un sacco di punti a Bathurst, perché hanno fatto credo un primo e terzo, quindi hanno portato a casa parecchi punti. Vedremo, abbiamo ancora 3 gare dopo questa, questo è il quinto appuntamento, quindi c'è ancora modo e maniera, le cose possono succedere, 3 gare, sono ancora tanti punti in ballo, vedremo. Intanto qui nella classifica singola Snake ha dato un colpo importante, perché con questa doppia vittoria non solo eguaglia diciamo il buon CTR, che era stato l'unico fino qui a vincere sia Manch 1 che Manch 2, ma porta a casa tanti punti e rosicchierà tantissimi punti in campionato. Intanto Kuntra è il secondo, Samp dove è finito? Samp al pit. Ha sbattuto di nuovo e adesso Samp regala un'occasione non d'oro, di più a Snake. Snake può portare a casa un botto di punti. Attenzione, Kuntra è il secondo, Sicuramente avrà fatto un errorino anche McRiver. Io adesso direi di restare su questi due per questi ultimi tre minuti, penso che sia l'unica bagarre che ci sia in pista. Intanto il CTR non è lontanissimo, però il CTR ha penalità, vogliamo ricordare. Vediamo che cosa fanno questi due. McRiver certo che... comunque vedo caldo, Sì, probabilmente Kuntra si trova davanti a causa di un errore di McRiver, a parte che vedo il cofano di McRiver un po' storto il cofano, adesso vedremo quando lo inquadrano da davanti. Probabilmente Sabra ha fatto un errore, McRiver... Sì, vedi com'è il cofano. Magari è andato lungo. Probabile. Adesso poi finita la gara li inviteremo e ci diranno tutto. Andiamo, Kuntra adesso deve essere stoico. Kuntra deve fare una cosa che non gli era ancora riuscita nel challenge. Deve riuscire a guidare in mezzo alla gente. Ce la deve fare. Non può sempre prestare il fianco. Vediamo qui, riesce a chiudere la traiettoria. Deve essere un pochino più incisivo Kuntra. Deve essere un pelino più cattivo. Un po' più maschio. Esatto, un po' più cattivo sportivamente parlando, ovviamente. Deve riuscire a capire che tutte le porte aperte è meglio non lasciarle, perché McRiver... Assolutamente no, perché tira troppa aria, fa corrente, entra nei ladri e non va bene. Comunque McRiver è veramente attaccato, noi qua facciamo gli stupidi, ma McRiver sta veramente rampando sul posteriore del Kuntra. Anche qui Kuntra cerca la traiettoria larga per chiudere stretto sul corridor, cercare di usare tutta l'uscita. Manca solo un minuto e mezzo, quindi mancano ancora un giro e mezzo per mettere a passare Kuntra. Sì, c'è questo giro, però ci sarà l'ultimo giro. Qui molto dietro, largo Kuntra, ma la tiene, qui esce fortissimo. Ora va a proteggere l'interno Kuntra. All'esterno non credo che ci starà, vediamo se Kuntra resiste, tiene la posizione, è arrivata anche CTR, il 3, Sandwich e McRiver. Questo è il risultato. E Kuntra ringrazia. Falsa sicciotta e scappa via. Kuntra ringrazia CTR
in questo momento in tre in una curva era abbastanza pretenzioso, e CTR si disintegra. CTR si è andato a disintegrare attaccato a un muro, ha perso la vettura. Disintegrare. In tutto questo Cuntra porterà a casa una seconda posizione che ora io non sono strameritata perché comunque ha guidato bene, pulito, il passo non era niente di eccezionale paragonato ai tempi che facevano Snake e Samp, ma ha un passo onorevolissimo, quindi giusta, giusta secondo me questa seconda posizione. Attenzione a Metrile, che è di nuovo sotto. Ci vuoi provare ancora, dici? Dici che non gliela vuoi lasciare? Si prova, Metrile ne ha di più di Cuntra, però Cuntra deve riuscire a resistere, dai, manca poco. Si capisce che sto tifando per lui, beh, vabbè, no. Una volta ogni tanto. Vediamo. Qui deve uscire molto stretto e con tutta la velocità possibile. E ce la fa, adesso è lontano, non può pensare a un attacco, ma qui c'è una staccata furiosa di 100 metri. La fa girare molto bene Cuntra, la fa girare molto bene il Cuntra. Attenzione, andiamo a vedere Snake. Snake va a tagliare il traguardo, cosa dire, fa andare anche i terzi, va tutto, saluta tutto, attenzione, fa doppietta bravissimo, oggi, oggi non ce n'era per nessuno. Cuntra ce la sta facendo Cuntra, è l'ultima curva, è l'ultima curva e Cuntra indica tutti. Quasi tutti, ecco, Snake no, quasi però tutti. Una seconda posizione che Cuntra. Garone, il Garone del Cuntra e Mercreave, terza posizione. Quarta posizione per Emanuele Mattia, CTR con mezza macchina riesce comunque, credo, ad arrivare in quinta posizione. Arrivare quinto. Sì, c'è poco, Però tra le penalità. Bisogna vedere quante ne ha. A 3 secondi sul DAP. Samp non è tanto ultimo. Samp qui avrà tanto da recriminare. Adesso io non so come siano messi con gli scarti. Stacchione Marcolino in volata. Stacchione Marcolino arrivano in settima e ottava posizione. Arriva. Samp. CTR ce la fa, penso. Arrivare pronto. Ed ora mi sa che con questa gara il campionato si è riaperto, perché qui Samp ha lasciato troppi punti e sicuramente adesso Snake tornerà sotto in campionato, ci farà vivere un finale di campionato molto interessante. Andiamo a riepilogare. Primo Snake Sniper, vittoria in minus 1, pole position vittoria in minus 2 con entrambi i giri veloci, quest'oggi non ce n'era per nessuno. Cuntra porta a casa un secondo posto che vale oro. Terza posizione per Mercreave, bellissima battaglia con Cuntra, ci avete fatto divertire, bravissimi ragazzi. Quarto Emanuele Mattia, CTR Racing Team, con tutto lo sfascio a carrozza è arrivato comunque in quinta posizione. Sesta posizione per DAP, che ci sta, senza pretese, va bene così. Settimo Fustacchione, ottavo Marcolino, purtroppo un'altra gara andata storta per Samp, in nona posizione chiude ultimo. Ritirati Crinico, Deep Mask, Crisotto, disconnessi Luca67F1 e Ken Falco. Queste sono state le due manche e a breve avremo la conferenza stampa con i protagonisti, quindi restate con noi sempre qui per sentire i nostri piloti. A dopo. Eccoci qua, tornati in cabina di commento, abbiamo appena invitato in parte i protagonisti di queste due manche. Io direi, Cree, di partire subito col matatore, cioè oggi Snake ha messo in pista sia in manche 1 con una rimonta dalla penultima posizione sino alla vittoria. Giro veloce. Assolutamente. Pole position. Manche 2 parte davanti, fa gap, giro veloce, fuga in solitaria, cioè oggi Snake non ce n'era per nessuno. Sì.
Ho cercato di dare il massimo, dovevo riprendermi da un'assenza e una gara un po' negativa. Beh, è andato tutto bene, quindi meglio così. Sì, poi ti è andata anche molto bene in manche uno, invischiato in contatti leader della classifica, Samp, e in manche 2 errore, quindi ha perso anche la seconda posizione e ha portato a casa un decimo un posto in manche 1 e un nono posto in manche 2, quindi hai dato un recupero importante al tuo campionato, l'hai raddrizzato un po', diciamo. Sì. Non ho idea di quanti punti sono, ma sono un bel po' di punti. Ed Sì, ero sì. sotto di tanti, tanti punti, quindi Oggi buono. mi posso permettere di dire che sei stato il primo procione della storia, perché andavi veramente forte. Sei stato un super È in procione. procione. Bravissimo Snake, bravissimo. Passiamo a Mercrive, due terzi posti, se non erro. Sì. Due terzi posti, raccontaci, perché non hai dimostrato di avere il passo dei primi, i primi ne avevano un po' di più, però avevi un passo costantissimo, andavi via abbastanza liscio, ti avevamo visto guidare in più di un'occasione in maniera impeccabile. Raccontaci un po' che cosa ti è successo sia in manche 1 e poi in manche 2, abbiamo visto alla fine la bagarre accesissima col Kuntra, col rientro di CTR, c'è stato un caos generale, ma dici tu. Abbastanza. Bello, le manche 1, sono partito come nella gara precedente, abbastanza calmo per evitare qualsiasi problema e sono stato sorpreso dall'attacco di Clinico, che proprio non me lo aspettavo e ci siamo mezzo toccati, ma niente di che. Poi piano piano, sfruttando errori così, restando dietro al capo classifica e ho rimontato, poi sfruttando l'errore di Samp mi sono avvicinato ancora di più a Kuntra e vedendo che aveva penalità non ho voluto forzare un attacco perché era inutile andare a rischiare un attacco quando uno ha 2 secondi di penalità e sei attaccato. Avevi già E la lì terza ho finito. posizione in cassaforte praticamente, anche senza Sì, l'attacco. sì. E dopo ho visto che mi ha lasciato strada. Va bene, ho accettato il fatto di aver lasciato strada e sono arrivato terzo. E in gara 2 invece sono partito abbastanza bene, non in maniera super veloce, però piano piano con il mio passo sono riuscito a rimanere attaccato a Kuntra e ero riuscito a passarlo, mezzo toccandoci, sportellando così. Ero riuscito anche a staccarlo e avevo rimontato su Samp, che però credo avesse danno. Però quando lui ha fatto l'errore mi ha distratto e mi sono girato, sono andato a sbattere anch'io. Con 2 di danno la sospensione davanti e 8-9 paraurti, cioè sulla parte davanti, sono riuscito a stare attaccato fino alla fine. E ho finito terzo, buttandomi al secondo posto. Hai fatto una manche 2 in mezzo un po' di casini, però fino alla fine, perché siete arrivati praticamente in volata, quindi Sì. complimenti, complimenti, con una macchina in pessime condizioni, comunque eri lì, quindi bene così. Io direi di passare a Cree che intervista Kuntra, sì, passiamo a Cree che intervista Kuntra, so che si vogliono bene. Giustamente perché sarà il mio prossimo cliente. Quindi Kuntra. È abbastanza vicino, tocco, diciamo. mi tocco, mi tocco. Abbiamo visto una stupenda gara 2 dove tu praticamente hai fatto il lauda della situazione, hai praticamente controllato la gara, aspettando gli errori degli altri, guidando in sicurezza, sempre un passo veloce naturalmente, e verso fine gara hai dovuto fare il sandwich della situazione con CTR che ha tentato l'interno e l'esterno McCreeve e sei riuscito a scamparla. Allora, detto praticamente tutto tu. In gara 1 anch'io partivo praticamente penultimo perché da secondo di campionato in maniera impropria, dico io, per le qualità dei miei avversari che sono ben più forti, partivo penultimo, ero fatto anch'io una buona gara molto regolare, ero dietro Snake che di fatto faceva un po' da apripista passando parecchi piloti.
se non fosse stato per una stupidissima penalità che gli ha dato il gioco, dove non ho tagliato nulla perché di fatto si rimane sull'asfalto, però l'ho presa. E ho perso la quarta posizione per mezzo secondo sul lead, però partendo penultimo, chiudere quindi è stato positivo. In gara 2 invece sono stato molto contento del tempo in qualifica, che mi ha fatto partire comunque quinto, il che mi metterà nella condizione di essere un po' più lontano dalla pancia del gruppo. E difatti poi, una volta partiti, ho approfittato dell'errore di Ken e ho potuto girare praticamente in quarta posizione. Poi c'è stato l'errorino di Krinikov, sono riuscito anche a passarlo, però vedevo che era un po' in difficoltà Daniele, in parecchi punti vedevo che perdeva la macchina, per cui sono rimasto tranquillo. Nel frattempo è rientrato Krive, ha fatto un bel attacco robusto, diciamo così, un piccolo appoggio, però insomma a ruote coperte si sta, per cui a me tutto sommato andava bene anche la quarta posizione, perché dietro avevo CPR comunque staccato di qualche secondo e soprattutto con 3 secondi di penalità, quindi stavo facendo la gara su CTR più che su quelli davanti. Poi ho visto che Samp era in difficoltà, rallentava, ha sbattuto lui, ha sbattuto Krive, mi sono trovato secondo. Però nonostante Krive ha sbattuto duro, è rientrato con una grinta che è venuto, io ho fatto un piccolo errorino perché purtroppo in settimana non sono nemmeno riuscito a fare una simulazione completa di gara e gli ultimi giri non capivo di preciso dove andare a gestire l'auto, perché a gomme consumate dovevi veramente essere guidare in punta di volante. È rientrato che CTR, c'è stato un po' di bagarre, loro si sono toccati, io ho avuto la fortuna di uscirne sano e salvo e ho chiuso secondo felicissimo dal risultato. Complimenti soprattutto a Snake perché stasera ha dimostrato tanta roba, è stato il dominatore, quindi tanto di cappello a chi ha fatto una gara del genere. Grazie, grazie. È proprio andata come l'hai raccontata tu, Kuntra, e questa quinta tappa del Porsche Cayman Cup 2019 della sezione ruote coperte di FIT. E la prossima tappa, Kuntra, vogliamo ricordarla, la settimana prossima saremo Dillo tu che io non mi ricordo, sono anziano. a Suzuka Sonoma. No, lì Dovremmo come si chiama? essere No, a Sacchitto? Sacchitto. Sacchitto, Dovremmo essere a Sacchitto Suzuka GP. Fake. Posso dire una cosa in chiusura prima che chiudate la trasmissione? Tutto Anche quello stasera è che vuoi. giusto comunque ringraziare per la disponibilità Fek e Cree. Voglio, oltre che ringraziarli di quello che fanno, anche complimentarvi perché le gare che hanno commentato le gare scorse sono state veramente in gamba. Dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Siete brillanti, date anche un tocco di simpatia al commento, giustamente tecnici, conoscete perfettamente il gruppo, provate in settimana, quindi sapete perfettamente i pro e i contro che troviamo sulle piste e questo riuscite a trasmetterlo a quanti seguono le nostre gare. Quindi c'è un quid in più, un'aggiuntiva in più, che dà a chi segue le nostre gare le informazioni per rendere ancora più interessante, più piacevole le nostre gare. Quindi grazie a Cree e a Fec per l'impegno che ci mettete, ma Sì. questo veramente a nome di tutto il gruppo. Io provo un po' di Sì, più e poi concordo. Grazie io provo sempre un po' di più e poi mi tocca di fare la scuola guida Chris durante il pre-diretta, però vediamo se in settimana davvero. riusciamo a fare qualche giro con Chris, che è un po' che non mi ci trovo in pista e mi farebbe piacere. Vediamo, vediamo. Vedremo se a Sacchitto riuscirà a assaggiare almeno l'asfalto. Siamo in chiusura, voglio ringraziare anch'io voi perché se noi riusciamo a commentare queste gare è anche grazie a voi che fate queste belle gare, quindi il ringraziamento è reciproco. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre qui sul canale FIT, sezione ruote coperte, Cayman Cup 2019. Ci vediamo lunedì prossimo, ciao a tutti!